del nostro paese. Augusto è stato un autentico innovatore per il suo tempo e operò a Soriano sia nell'ambito della sagra, come abbiamo detto, portando anche a termine, insieme a Rione, opere come la statua di Sant'Anna in Via della Rocca e la ristrutturazione della facciata della Chiesa della Misericordia. Affiancato poi da Orlando Ceccarelli, Armando Minella, Cesare Pallotta, Franco Evangelistella, Angelo Centofanti, Nando Franchi e in seguito da Tizio Casciani, e speriamo di non esserci scordati nessuno, contribuirono ai primi passi e alla crescita del Rione Rocca e della Sagra delle Castagne, tutto ciò sempre nel bene e nell'interesse di Soriano. Per questo la decisione di intitolare un largo ad Augusto Barzellotti, in questo luogo per noi rocchiciani pieno di significati, la Fontana Tonna. È naturale, è una conseguenza naturale del ricordo che abbiamo tutti noi di lui, ricordo che all'interno del suo amato gruppo storico Spadaccini, ormai da 14 anni, viene presentato sotto forma di un premio, assegnato annualmente al membro che si è maggiormente distinto per l'impegno profuso nel gruppo e per il gruppo durante tutto l'anno. Un ulteriore attestato di stima e riconoscimento di presidente onorario a vita che Rione Rocca gli ha conferito dal 12 giugno 1997. Invito ora il commendatore Fabio Menicacci come sindaco di Soriano e come ex spadaccino ad intervenire. Grazie. Scusate, ma credo sia una delle commemorazioni più difficili da fare, ad Augusto. Ex spadaccino marrocchiciano d'occhio, penso. Qualcuno l'ha notato pure venerdì sera in piazza durante la benedizione. Credo che Roberto mi ha anticipato su alcune cose. Quando abbiamo presentato come amministrazione il riconoscimento per l'intitolazione della strada Augusto in prefettura, non l'abbiamo presentato perché era stato il presidente della Rocca o perché aveva dato tanto per la Sagra delle Castagne. Roberto però ha ricordato una cosa, credo che è anche la lapide che andremo a scoprire, ha questo doppio significato. Un riconoscimento ad Augusto per quello che ha fatto per questo rione, per questo paese e per la parte del paese che riguarda un po' la ludicità, le feste. Non c'era Santa Otizia se non c'era Augusto, non c'era la Sagra delle Castagne se non c'era Augusto, non ci sarebbero stati gli spadaccini se non c'era Augusto, però credo che insieme a Augusto l'ha citati, questa lapide la do, credo che appartenga anche alla memoria di molte persone che hanno lavorato insieme a lui e che non ci sono più. Li ha citati Tizio Casciani, Franchi. Armando Minella, credo non per ultimi, Sgaus, chi l'ha conosciuto, Scarponi, credo e altre due figure storiche, Principino che ha reso grande questo rione da un punto di vista folkloristico e per ultimo Oreste che è mancato in questi giorni. L'elenco potrebbe essere più lungo, credo che ha ragione Roberto, cioè dimenticheremo, ci siamo dimenticati certamente qualcuno. E non per negligenza, ma per quante persone poi hanno condannato la figura d'Augusto. L'altro aspetto invece per cui l'amministrazione ha voluto intitolare questo largo nel cuore della Rocca, vicino a casa d'Augusto, perché credo che sia giusto e credo che la moglie che sta qui, Peppe, e la figlia, siamo testimoni più di noi dell'aspetto invece che ha dato la possibilità di intitolare questa strada da Augusto Barzellotti, questo largo. E l'attività che Augusto ha fatto in silenzio, onestamente, in maniera veramente carica d'altruismo, quando è stato presidente dell'ospedale di Soriano, quando è stato presidente dell'ospizio di Soriano, e per tutta quell'attività di aiuto che ha dato a moltissime famiglie. Senza mai rendere noto quello che faceva, ma facendo con vero spirito cristiano, che la destra non sappia cosa fa la sinistra. Credo che il simbolo poi di questo spirito che ha caratterizzato anche Augusto è stata per i più anziani, ne ricordano, per i più giovani, può essere un bel ricordo ma ancora in vita, l'aver allevato pure Franco Ottombrini a bottega
per tanto tempo, trattandolo non come un dipendente ma come un altro figlio che c'era a casa. Ma concludo, perché sennò rischio di diventare lungo. Concludo forse con le parole che Franco Tombrin ha sempre usato, avvicinandosi a noi giovani virgulti spadaccini, prima che se iniziasse un numero si avvicinava a Marco Rocca, che credo sia presente, lo guardava e diceva: Marco, a tutti il presidente, forza Don Bettia che sei parte. Grazie a voi e grazie a voi. Grazie sindaco, diciamo che è arrivato il momento clou della manifestazione. Abbiamo qui presente il vicepresidente del gruppo storico Spadaccini, Mauro Tarantino. Il presidente, per motivi di lavoro, non è presente. È arrivato? Ok, mi dicono che è arrivato. Il presidente del Rione Rocca, la signora Giulia, la quale mi fa proprio segno che può intervenire. Dati un po' la pezza, dai. Volevo solo ringraziare il sindaco per averci dato questa bellissima possibilità di fare questa bellissima manifestazione questa sera e ricordare il mio presidente, perché Augusto Barzellotti è stato il mio presidente e il presidente della maggior parte delle persone che sicuramente sono qui tra noi. Augusto era un uomo buono, umile, e per questo va ricordato. Per me è il presidente che va ricordato per sempre, sicuramente è il migliore di tutti i presidenti. Niente, non so più che dire, scusate, ma sono molto emozionata. Allora, visto che abbiamo il presidente degli Spadaccini, il presidente di Rione Rocca e il sindaco, vorrei qui anche un membro della famiglia del presidente Augusto, in rappresentanza appunto di tutta la sua famiglia. Prego. Rubo proprio per questa occasione una battuta del presidente, che era: rullino gli imperiali e gli urlanti. Largo Augusto Barzellotti, il Rione Rocca e il gruppo storico Spadaccini posero.